Aspetta. Eccoci con Nicolò Carbone, portierone del Diabri. Senti, un commento su questa partita matta, perché è una rimonta assurda. Commento. Allora, loro sono avversari che già nei giorni ci hanno creato molte difficoltà. Sono una squadra che fanno, una volta che fanno un gol si sistemano là dietro e sono molto organizzati, molto bene difensivamente. Anche oggi l'hanno dimostrato, però all'ultimo abbiamo avuto molta più forza rispetto alla partita del giorno e siamo riusciti a rimontarla alla grande, proprio all'ultimo secondo, un partitone. A prescindere come sarebbe andata, sarebbe stata una grande partita. Effettivamente una bellissima reazione, però ancora oggi voglio andare a sottolineare che il primo tempo spesso voi non entrate in campo. Cioè, a me mi sembra questo, il primo tempo, l'inizio è sempre l'approccio che manca. Allora, contro loro sembra di sì, la personalità sempre con loro, però generalmente entriamo sempre, diciamo, abbastanza bilanciati. Sì, però è vero che nel secondo tempo diamo il meglio di noi, perché magari abbiamo giocatori che riescono a carburare col tempo, certo. E poi anche con la prestazione magari un po' di rosicamento, così riescono comunque a tirare fuori il meglio di sé. E quindi possiamo dire anche che il nostro bomber 10, che ha fatto due grandi punizioni, che ci hanno risolto anche, ci hanno tolto i castagni dal fuoco, come si può dire. Verissimo. Senti, ancora complimenti e in bocca al lupo per il continuo. Grazie.